Amici inasatori di tabacco, buongiorno da Sattolo, secondo video in questa giornata. Ecco, qui non presenterò un tabacco in particolare, ma vi faccio vedere una delle mie scatole, dove dentro ci sono delle buste ormai vecchie. Qui c'è un Gletscher Prize Tüte, cioè busta. Per gli amanti della grafica della busta, vedete, ecco, questo è il Gletscher Prize in busta. Io volli fortissimamente queste bustine maggiorate perché mi piaceva, ecco, mi piaceva il disegno, mi piaceva la serigrafia, molto più che la scatoletta. Ovviamente qui vedete, dopo diversi anni ormai, penso una decina d'anni, si è un po' incartapecorita la busta. Adesso vado a fare un primo piano particolareggiato, vedete qui la silhouette che nasa, che assume il tabacco, Paschal Gletscher Prize, probabilmente il tabacco più famoso del mondo in questo momento, il più diffuso anche, perlomeno qui in Europa, poi negli Stati Uniti, in altre nazioni non lo so. Qui vedete il retro, qui è ancora peggio, vedete. Il fatto che queste buste, anche se uno ci tiene al massimo, purtroppo tendono sempre a incartapecorirsi. Per quanto attenti uno ci possa stare, fa sempre molta fatica a conservarle bene. Certo, se ogni volta, ogni tanto voi andate lì, le andate a sbattere, andate a prendere, andate. Però uno, ecco, quando deve mettere un po' di tabacco, ad esempio una tabacchiera, è chiaro che deve scartarlo, no? Io non sono uno di quelli che con le forbici fa un piccolo tagliettino e da lì non sto lì tanto a menarla. Cioè, come viene, viene, però è un peccato perché, ecco, poco male perché uno dopo, se vuole rinnovare il suo parco bustine, Paschal è una ditta che non è che fallisce, non è che fallisce. Quindi difficilmente fallisce, i prodotti li trovate sempre. Adesso sto vaneggiando, sto dicendo anche un sacco di cazzate. Altro giro, altro regalo. Ecco, questo vedete è il Gauwit Snuff. Ecco, forse facendo così è meglio. Gauwit Snuff, ecco, fuoco perfetto, guardate. Non l'ho mai aperto, perché a me il Gauwit Snuff tabacco apricot all'albicocca non è che non mi piace, non è dei miei preferiti, ecco. Non è la mia torta alla crema, alla panna, come dicono gli inglesi. Non è il mio plum cake. Gauwit apricot, comunque io l'ho preso soprattutto perché è bella la busta. Questo nero che mi ricorda le sigarette John Player Special. Beh, è sempre tabacco, anche se magari il paragone non è dei più felici, non è dei più consoni. Facciamo vedere il retro. Paschal Tabak, Gauwit Apricot Snuff, ecco, per gli amanti delle buste, dell'estetica, sono belle da tenere anche in mano. Il loro prezioso contenuto. Queste sono buste frutto di un viaggio fatto a Düsseldorf, una decina d'anni fa circa. La busta, la scatola. Adesso andiamo veramente sul vecchio. Questo è il Westfalen Price, tabacco della Westfalia. Ho letto anche la storia che c'è dietro questo tabacco, che era in pratica il tabacco dei minatori, che non potendo fumare ovviamente dentro le miniere, specie quelle pericolosissime di carbone, allora si doveva portare una scorta nicotinica e l'unica era il tabacco da fiuto, il nostro caro amato tabacco da fiuto. Questa bustina penso che abbia 10 anni, forse anche più.
Il tabacco, ecco, oggi faccio un video assolutamente informale, posso fare anche un po' di casino, non vi faccio vedere niente per qualche secondo, abbiate pazienza, vedrete tutto nero, però vi faccio vedere il tabacco Westfalen. Questo ovviamente non è una recensione del tabacco Westfalen, penso di tornarci a giorni con questi tabacchi che io definisco scherzosamente etnici, ma neanche poi tanto perché avendo nome di città, di regioni, di lander, si possono definire anche tranquillamente tabacchi etnici. Adesso faccio anche un giorno un mini selfie col mio faccione da ebete. Altro giro, altro regalo. Questo addirittura risale al 2008. Il mio primo viaggio in Germania, tabacco Replay. Questi sono dei gratis prove che mi regalò Mr. Hartmann e alcuni poi li regalai agli amici. Me ne regalò veramente, ne preso una decina, me ne regalò. E francamente io questo Replay ne ho preso sempre poco. L'ho usato più che altro per fare dei regali agli amici. Qualcuno che nasava così estemporaneamente, non appassionati come me, però lo gradivano. Poi a tutti sempre raccontavo la solita storia della nicotina, laddove non si può fumare, si può sempre nasare del tabacco, per la botta nicotinica che non puoi avere in luoghi dove non si può fumare, quindi tutte queste storie qui che noi sappiamo bene, conosciamo bene, noi nasatori incalliti. E niente, via, si continua. Red Bull, questa è la versione in bustina, c'è anche la versione in scatoletta, ovviamente, di plastica. Ursi e Frisch, Ursi dovrebbe essere forte. Anche questa purtroppo quasi completamente in carta pecorita, non si legge quasi più niente. Ecco, questo è un tabacco che ha molti, molti, molti estimatori. Il Santa Caterina, dove è scritto, vedete, chiaramente, senza mentolo. Quasi a sottolineare che i tabacchi al mentolo, in un certo senso, non è che sono più graditi da molti. Il tabacco mentolo ha i suoi estimatori, ma io ritengo che, tranne rare eccezioni, il tabacco mentolato è un tabacco abbastanza di serie B, ecco. Tabacco esperto, nasatore smaliziato, esperto. Solitamente quello che ama i tabacchi cosiddetti originali, non aromizzati, quelli che sanno veramente di tabacco, come potrebbero essere alcuni Bernard, specialmente vecchi tipi, qualche Paschal, soprattutto quelli con le bustine da 100 grammi. Gli Schmalzler, ecco, tanto per dire gli Schmalzler. Ed ovviamente i tabacchi americani, quelli sono tutti originali, perché sono veramente pochi sono quelli che sono aromizzati, tantomeno alla menta. Io non ho mai visto un tabacco americano aromizzato alla menta. So che una volta c'erano aromizzati anche al limone alla menta, perché ho visto delle fotografie su Google Immagini anni fa che purtroppo non ho più ritrovato, quelle foto lì le ho perse, peccato. Santa Caterina, molto ricercato. Comunque Santa Caterina è prodotto in Germania, non in Italia, eh? Sempre Casa Paschal, penso. Un equivalente del Santa Caterina potrebbe essere sempre Paschal Königspreis. Tabaka Krojewska, se non vado errato, la pronuncia polacca.
Quindi questo potrebbe essere la versione polacca del Santa Caterina. Io dico potrebbe, uso il condizionale perché non è mica detto. Tabacca Krojewska. Qui c'è scritta in polacco che non è per noi italiani una delle più facili da capire, soprattutto da leggere. Andiamo avanti. Il video comincia a diventare grosso. Doppel aroma, Paschal Schmalzler. Qui andiamo. Questo è uno dei tabacchi veramente etnici della Paschal. Aroma Versiegelt. Non so assolutamente cosa significa questa parola. Dopo l'aroma è Schmalzler, ovviamente, quindi tabacco con margarine, come dicono in Germania, trattato mit margarine. Ovviamente questo è un tedesco che invento io alla Sturm und Truppen. Mitici fumetti di Bonvi, Bonvicini. Dopo l'aroma, ragazzi, dopo l'aroma è buono, cazzarola. Questi tre tabacchi, quattro tabacchi Schmalzler della Paschal, a me mi fanno ammattire, non c'è niente da fare. Ce n'ho una buona scorta, vorrei rimpinguarla, però anche lì cosa vai a impinguare ancora di più? Se ce n'ho delle buste che ancora neanche apro, vabbè, si sa, noi siamo avidi. Ci piacciono le scorte mondiali, non c'è niente da fare. Ci dà, forse perché il pensiero che ci dà sicurezza.